della nostra storia contemporanea, Nelson Mandela.
sindaco della cittadina di Casoli, Sergio De Luca, per i saluti di accoglienza. Grazie Presidente. Formulo adesso il mio più caloroso, cordiale e sincero benvenuto nei confronti di Sua Eccellenza il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Pietro Grasso. Siamo veramente grati per la sua disponibilità all'aver accolto l'invito che è stato formalizzato dalla Fondazione Brigata Maiella di Pescara, presieduta dal professor Nicola Mattoscio. Lei oggi, con la sua visita, testimonia due grandi cose. La prima è quella più importante, che è venuto in modo istituzionale a riconoscere le virtù, i privilegi, l'importanza delle attività della formazione partigiana della Brigata Maiella, che nel lontano dicembre del 1943 vedeva la sua costituzione all'interno di questo castello. Poi mi permetto di aggiungere che la sua visita a Casoli, in un comune dell'area interna della provincia di Chieti, della regione Abruzzo, testimonia anche un'altra grande sensibilità verso le comunità che in qualche modo non sono le comunità di grandi città urbane, ma sono un altro tessuto sociale del nostro paese. Questi territori, come nel passato, diedero vita con degli uomini validissimi che volevano riscattare tutti i soprusi e le angherie che ricevevano nelle proprie case, con i propri familiari. È stata terra che oggi forse non è molto riconosciuta a livello nazionale, ma che ha dato i natali a un focolaio di partigianeria che, con il riconoscimento della medaglia d'oro al valor militare, ha testimoniato la grandezza di quello che è successo nei nostri territori. Voglio rivolgere ora l'attenzione ai partigiani presenti. Loro fanno da unione dal tavolo di presidenza alla platea degli ospiti. Sono pochi, sono rimasti in pochi, però sono loro i testimoni di quello che accadde in quel lontano 43. La informo che presenti qui accanto a noi ci sono anche Nicola Troilo e Carlo Troilo, che sono dell'avvocato Ettore Troilo, comandante della Brigata Maiella, che fu il promotore della costituzione della Brigata. Inoltre abbiamo tutte le istituzioni locali presenti, ringrazio il presidente della provincia, il presidente dell'associazione Brigata Maiella Antonio Rullo, tutti i partigiani presenti, i familiari dei partigiani presenti, le autorità, le istituzioni, il presidente delle Camere di Commercio, il prefetto di Chieti, il prefetto dell'Aquila, il colonnello dei Carabinieri di Chieti, comandanti della Polizia di Stato, tutte le autorità istituzionali presenti. Mi permetto di rivolgere un ulteriore ringraziamento dedicato e specifico. Abbiamo straordinario onore in questi giorni di avere ospiti a Casoli una rappresentanza dell'esercito militare inglese a cui vi chiedo di rivolgere un applauso. Noi, oltre al generale Raleigh, anche alcuni reduci, il maggiore Hargreaves e altri militari che hanno partecipato alle operazioni di guerra nel nostro territorio. Insieme a loro sono venuti dall'Inghilterra le loro famiglie. Riccanto Casoli. Domani continueremo i lavori, Presidente, anche con un incontro dedicato specifico alle loro attività, quindi loro ci racconteranno
le iniziative svolte dalle forze alleate insieme ai partigiani. Diciamo, c'è un incontro dopo 70 anni tra gli stessi uomini, gli stessi protagonisti. Adesso non mi rimane altro che dirle ancora a grande voce un grandissimo grazie per la sua venuta a Casoli, ma sottolineo per la sua venuta nel Sangro Aventino, nella provincia di Chieti e soprattutto in Abruzzo. Voglio infine anche, diciamo, glielo concediamo per il piccolo ritardo che ha maturato, salutare con un cordialissimo benvenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Giovanni Mussolini, che io me lo tengo per me, lo dico sottovoce, è stato il protagonista della riuscita di questa visita istituzionale. Grazie Giovanni, mi permetto. Ringrazio il professor Toscio perché con la fondazione, insieme all'Ampi e insieme alle altre istituzioni, in partire dalla provincia e del comune ovviamente, hanno animato, sostenuto, organizzato questa bellissima manifestazione. Saluto affettuoso anche ovviamente in primo luogo ai partigiani, i partigiani presenti, la cui vita, la cui vitalità, la cui energia ci riempiono di felicità e di orgoglio. Siamo orgogliosi di voi, di quello che avete fatto per il nostro paese e per la nostra terra. Mi capita spesso di dover contrastare un convincimento errato, infondato, sminuente, quello in base alla quale la Brigata Maiella sì, sarebbe stata protagonista di battaglie eroiche della liberazione, ma tutto sommato in ambito localistico, con dimensioni non nazionali. Invece l'esatto contrario. La Brigata Maiella, per ampiezza dei luoghi toccati, per intensità, per durata, per qualità della sua azione, credo, anzi senza credo, fu l'unica banda partigiana ad essere riconosciuta dall'esercito ufficiale, e poi tutto ciò che è seguito dopo, anche con il ruolo, e saluto anch'io affettuosamente i figli di Ettore Troilo, con il ruolo che Ettore Troilo ebbe dopo la resistenza. Ebbene, per tutte queste ragioni la Brigata Maiella deve essere annoverata tra le esperienze principali, più importanti, più intense, più forti del nostro paese, della resistenza dell'Italia, non dell'Aventino, della Brescia. La resistenza abruzzese è stata una pagina importante, molto importante per il nostro paese. E noi dobbiamo cogliere questa ricorrenza del 70° per affermare con ancora più forza questa realtà, questa pagina. Il gruppo Patrioti della Maiella è l'unica formazione della resistenza italiana la cui bandiera è decorata di medaglia d'oro al valor militare ed è a tutt'oggi un'icona di lealtà e di coraggio irripetibili. Ha permesso alla nostra terra di entrare nei libri di storia in punta di piedi, ma a testa alta. Ha contagiato la popolazione civile affinché reagisse con grande dignità e forza d'animo contro l'invasore nazista e la crudeltà della guerra in casa che il nostro territorio ha subito. Il patriottismo nella nostra provincia è nato tra la gente comune, esulando dalle ideologie politiche, motivato semplicemente da quel senso del dovere che è in grado di mutare gli eventi e di cambiare la storia di un paese. Infatti, la frase più frequente che noi leggiamo nei racconti dei reduci della Brigata Maiella e sentivo che dovevo fare qualcosa per la mia patria e per la mia libertà. Trovo straordinario, dopo 70 anni, celebrare i ragazzi della Brigata Maiella, perché resteranno sempre tali per tutti noi, quei volti puliti delle foto in bianco e nero che ritraggono sorrisi ed abbracci che stonano con le asperità della guerra, ma che trasudano di fratellanza e di solidarietà. Non è mia intenzione lasciare il passo alla retorica né fare la morale, ma manifestare il mio profondo riconoscimento come cittadino a tutti i componenti della Brigata Maiella,
a quelli che il tempo ha portato via e a loro che sono ancora tra noi e che lo scorso 4 novembre sono stati ricevuti dal nostro Presidente della Repubblica. Da Presidente di questa provincia ho il dovere di ringraziarli per il sacrificio fatto allora e che oggi ci consente a tutti di vivere in una democrazia e per l'attività di sensibilizzazione che portano avanti anche attraverso la Fondazione Brigata Maiella, cui appartiene anche la provincia di Chieti da quando è nata nel 99, per custodire e valorizzare un patrimonio storico ed umano che si traduce in una grande verità. La resistenza italiana è nata qui, come sottolineava anche il sottosegretario e il sindaco De Luca. Tutto questo ha un valore diverso. Non viviamo conflitti armati, ma una profonda crisi economica, politica ed etica. Se oggi noi tutti non mettiamo altrettanto impegno e passione per affrontare le sfide presenti e future, vanifichiamo il loro sacrificio e quello di tanti altri concittadini. Oggi tocca a noi fare la differenza in occasione di questo 70° anniversario. Grazie. Soprattutto perché il loro esempio sia ancora fonte di ispirazione del senso civile, della speranza per il futuro delle nuove generazioni dell'Abruzzo e dell'Italia tutta, non possiamo fare a meno di ricordare il sacrificio di sangue che essi diedero e mantenerlo vivo anche attraverso le manifestazioni come l'odierna celebrazione di Caso e di quelle che verranno. E il primo sangue dato ai combattenti della Brigata Maiella purtroppo fu un sangue condiviso con un contributo grande degli amici britannici che erano organizzati nell'ottava armata, con lo stesso maggiore Lionel Wigram che ingiustamente fu vittima della prima battaglia ufficiale in cui vennero coinvolti i patrioti volontari della Brigata Maiella a Pizzo Ferrato. A testimoniare l'adesione morale, il riconoscimento al grande significato della lotta della Maiella da parte dei vertici dello Stato, dopo il ricevimento del 4 novembre del presidente Giorgio Napolitano, con cui la si è voluto onorare, in occasione dell'avvio ufficiale delle celebrazioni del 70° anniversario della sua origine, oggi è con noi il presidente del Senato. Vediamo, e per cui lo abbiamo già tutti ringraziato, senatore Pietro Grasso. La sua prestigiosa presenza, congiuntamente quella dell'onorevole Giovanni Nignini, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentanza del governo, aggiungono onore all'onore e ci incoraggia a lavorare perché gli alti valori morali lasciatici in eredità dalla valorosa brigata siano saldamente assicurati nelle mani delle future generazioni. Senza nessuna retorica, ma come diceva Nelson Mandela, davvero non c'è nessuna strada facile per la libertà. Grazie. Adesso prende la parola il Presidente del Senato, senatore Pietro Grasso. È una sensazione veramente eccezionale quella di poter partecipare a questa celebrazione del 70° anniversario della Brigata Maiella, che come già è stato detto è una delle protagoniste, ma una delle più famose e più conclamate e oggi riconosciute protagoniste della resistenza abruzzese ed italiana, proprio per aver contribuito insieme alle forze alleate alla liberazione dell'Abruzzo prima, ma del resto del paese poi. Apposero i loro nomi su un registro tenuto da un ufficiale inglese per essere accettati
in quella che allora fu definita la banda patrioti della Maiella, e si affidarono al loro comandante Ettore Troilo, a cui va riconosciuto il merito di avere trasformato un gruppo di uomini, di padri di famiglia, di giovani spensierati, pieni di entusiasmo, in combattenti valorosi che scrissero con le loro azioni, i loro ideali, pagine di alto eroismo. Inizialmente furono uno sparuto gruppo di persone provenienti da diverse estrazioni sociali, di diversa credenza politica, che scelsero volontariamente di abbandonare la loro terra, bruciata dalla ferocia delle truppe tedesche. Abbandonarono i loro affetti offesi dalla perdita dei loro cari, i sogni della loro giovinezza disillusi dalle atrocità della guerra, per andare a combattere appunto tra le file della resistenza, per ridare al nostro paese libertà e dignità. Ho letto nel diploma del conferimento della medaglia d'oro che sono definiti volontari della libertà, che nulla chiedevano se non il privilegio del combattimento per poter liberare la loro patria dall'invasione nazista. E il loro esempio di dedizione, di sacrificio per la patria fu seguito da tanti altri che poi via via incrementarono le fila della Brigata Maiella, unendosi al loro progetto liberare la regione, combattere il nazifascismo, gettare anche le fondamenta per la nascita di una repubblica democratica e costruire finalmente un'Italia migliore. Oggi abbiamo qui i testimoni di questi eventi, ed è molto bello che vadano nelle scuole per insegnare ai ragazzi e ai giovani di conservare la memoria del nostro passato per costruire sempre meglio il nostro futuro. Bella l'immagine degli appartenenti alla brigata che furono i primi soldati a entrare in Bologna nel 1945 e a sventolare il tricolore dinanzi le due torri di Piazza Grande. Dobbiamo essere grati a chi ha combattuto, ma anche ai familiari delle vittime che hanno patito la mancanza dei loro cari. Bene, io come rappresentante del Senato, come rappresentante di questo Stato, vi posso dire sono orgoglioso a nome di tutti e sono fiero di questi partigiani della libertà, persone semplici, provate dalla guerra, dai bisogni della sopravvivenza, dalla sofferenza, ma testimoni autentici di valori che oggi devono essere ricordati perché sono offuscati, valori di coraggio, vite straordinarie, sacrifici estremi, la cui storia è piena di onore, di gloria, e deve esserci da monito per proseguire il nostro cammino, la nostra vita, al fine di garantire alle nuove generazioni proprio questi valori che edificano la nostra identità come popolo, che valorizzano la nostra comunità, l'essere comunità, che ci fanno sentire la comune appartenenza ad uno Stato garante della pace, della libertà, della giustizia. Io rappresento l'unità dell'Italia, come Senato, come Parlamento, noi l'Italia unita e indivisibile. Cerchiamo di raccoglierci sempre di più intorno appunto a questi valori, che sono valori condivisi. Noi abbiamo in Italia un grande valore, la solidarietà.
questa solidarietà viene nei momenti di crisi. Troppo aumentano i poveri, le risorse diminuiscono, ma io spero che ben presto questo allenarsi cambierà al contrario. I patrioti rappresentavano, possiamo dire, oggi forse gli italiani non si sentono rappresentati del tutto. Ma magari con qualche buona legge elettorale potranno essere ben rappresentati, dando una stabilità a un governo che possa veramente risolvere i loro problemi e soddisfare i bisogni di tutti. Diciamo che il presidente Grasso deve ripartire urgentemente, perché lo aspettano impegni complicati a Roma, e questi pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione li vogliamo dedicare per omaggiare lui, come sempre gli abruzzesi fanno con umiltà, non per esibire qualcosa, ma solo con umiltà, perché è uno dei tanti modi con cui i sentimenti abruzzesi si rappresentano, gli abruzzesi testimoniano il loro affetto e la loro riconoscenza. E naturalmente saranno destinatari di alcune attenzioni anche le altre autorità presenti. Cominciamo quindi col Presidente del Senato, al quale diamo prima di tutto la tessera che lui ha già messo gelosamente in tasca. La tessera numero 2 della Fondazione Brigata Maiella, la numero 1 è stata data al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Diamo anche al nostro presidente due piccoli oggetti, un distintivo, se vorrà indossarlo quando vorrà, e compatibilmente con il modo in cui intende interpretare la responsabilità istituzionale. E vi diamo anche il nostro fazzoletto della Brigata Maiella, per cui i nostri ragazzi, soprattutto nelle scuole, quando li facciamo avanti, li possono subito come ricordo e rispondono così, in qualche modo anche sfida, capacità di sfidare e coraggio nello sfidare. Glielo diamo e facciamo aiutare dal sindaco per farglielo indossare al nostro presidente. L'ultimo omaggio che facciamo come Fondazione Brigata Maiella, poi ci sono ancora altri omaggi. L'ultimo omaggio che facciamo al Presidente del Senato è un acquaforte che un bravissimo artista, uno degli ultimi che coltivano questa torto considerata arte minore, ma che invece ha visto protagonisti grandissimi artisti europei, soprattutto nel corso dell'Ottocento, e che in questo caso questa acquaforte è stata fatta per l'occasione ed è ispirata e vuole rappresentare proprio la Brigata Maiella. C'è un'immagine in prima visione di Ettore Toro. L'artista è Mimmo Sacchiapone, presente tra di voi, non so dove sta, lo ringrazio particolarmente. Eccolo qui, si è alzato, grazie Mimmo Sacchiapone. C'è un omaggio del Lampi del Sangro Aventino, ecco qui. È una piccola scultura in pietra della Maiella, se non sbaglio, c'era tutto per il nostro presidente. Sono oggetti che hanno solo come valore sentimenti e affetti, niente di valore intrinseco.
Eccola.